Ciao Piellini, ben ritrovati. Oggi vediamo un nuovo allenamento da poter fare a casa. Primo esercizio, possiamo usare il nostro pallone. Ci mettiamo con la palla forte tra le mani, vicino al petto. Facciamo un salto verso l'alto. Mentre facciamo un salto, divarico le gambe. Faccio un nuovo salto e le chiudo. Quindi vado, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Ovviamente questo lo cerco di fare il più velocemente possibile. Un altro modo può essere quello di aprire e chiudere le gambe in avanti. Quindi faccio apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Nel secondo esercizio invece partiamo con la palla tra le nostre mani vicino al petto. Divarico leggermente le gambe, piego le gambe andando giù, metto giù la palla e mi sollevo. Rivado giù, raccolgo la palla e la porto su e rifaccio lo stesso. Vado giù e la porto su. In questo esercizio è importante piegare le gambe, quindi io non vado a piegare la schiena e mettere giù la palla, no, ma quando la raccolgo e quando la lascio devo piegare sempre le gambe. Le gambe si piegano, lascio e vado su. Le gambe si piegano, raccolgo e vado su. Nel terzo esercizio invece abbiamo bisogno di una corda che mettiamo a terra e diventa la nostra linea di riferimento. Se non avete una corda potete utilizzare un giocattolo oppure utilizzare la linea che divide le mattonelle. Ci mettiamo di fianco alla nostra linea, scendiamo giù sulle gambe, facciamo 10 palleggi con la palla che supera la linea. Dopo che faccio 10 palleggi, lascio il pallone, mi giro e la riprendo con l'altra mano. Faccio 10 palleggi, la lascio, mi giro e faccio 10 palleggi. Ok? Un altro esercizio invece ce ne devo mettere distesi a terra con la palla vicino al nostro petto. In questo esercizio mi vado a sollevare, vado a incastrare la palla tra le gambe e ritorno giù. Dopo sollevo le gambe, riprendo la palla e la riporto giù, sollevo, porto, vado giù, sollevo, prendo e torno giù. Questo esercizio lo potete fare 6 volte. L'esercizio invece ho bisogno di un canestro, lo posso fare come ho fatto io, arrotolando un tappetino, oppure posso utilizzare il secchio da pavimento. In questo esercizio li vado a mettere a una certa distanza dal canestro e vado a fare 10 tiri al canestro, però con una sola mano. Tiro, la vado a riprendere e continuo per 10 volte. Ovviamente faccio 10 volte un tiro con una mano e provo anche con l'altra. Bene, per oggi abbiamo finito. Fatemi sapere se vi siete divertiti. Io vi aspetto qui al prossimo video e ricordate sempre, forza PL!